E quello che penso di Luca è un termine sbagliato che però è per non stare a parlare del niente. Io lo penso e... Va bene, grazie. Adesso anche qua si vede però Cosa chi vuol dire, sta e chi no. Antonino, parlare del niente? Fammi un Chi pensa esempio. che sono un No, coglione, l'ha non detto. saprei, non saprei come spiegare questa sensazione. Io è una sensazione che penso perché lo vedo mattina e sera e... Non ha contenuti. No, ma assolutamente. Guarda, io ne parlo anche con gli altri, ma perché sto attento, sai, no? Poi penso anche magari molte volte di mettermi nei panni degli altri e capire se sono io a sbagliare, ma tutte le volte lui mi dà una risposta sul fatto che parla dalla mattina alla sera di nulla. E Certo. quindi Nikita, sei d'accordo con io. il giudizio di Antonino su Luca? Guarda, Luca può parlare del nulla come può parlare di tante altre cose. Sceglie semplicemente con chi farlo solitamente. Gli piace un Ah. sacco spettegolare, questo sì. E al Beh, contempo. però hai dato una bella bordata anche ad Antonino in questo momento. Ci deve, No, dipende io sto con chi parlando di parla. Luca. Vabbè, lei con me all'inizio abbiamo parlato anche di tante altre cose. Poi, ovviamente, le mie cose importanti, del mio lato più profondo, Cioè, sicuramente ma non lo poi faccio con chiaramente, Antonino. Ma io non vado a dire che lui è un coglione, queste chiaramente non cose mi va a qua. parlare di fisica Vabbè, quantistica o che io quant'altro, questo mi sbagli dispiace. L'aggettivo l'aggettivo, se lo capissi, non leva potremmo. il fatto che io lo pensi, non mi posso nascondere Vabbè, dietro a pensi questa che sono un cosa. coglione, se però non sai neanche Ma dire non perché, è visto che non parli, ecco, allora mi magari sembra un scusa coglione, Luca, ma non è la verità. proviamo anche un'alternativa alla parola che continui a pronunciare in Ma che è modo stata detta da lui, compulsivo. però. No, ci Scusami. sono anche dei sinonimi, eh? Vabbè, Cioè. da lui.